Signore, quanti sono i miei avversari? Molti contro di me insorgono. Molti dicono della mia vita: per lui non c'è salvezza in Dio. Ma tu sei il mio scudo, Signore, sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. A gran voce grido al Signore ed Egli mi risponde dalla sua santa montagna. Io mi corco, mi addormento e mi risveglio. Il Signore mi sostiene. Non temo la folla numerosa che intorno a me si è accampata. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Tu hai colpito alla mascella tutti i miei nemici, hai spezzato i denti dei malvagi. La salvezza viene dal Signore, sul tuo popolo la tua benedizione. Pace e bene. Abbiamo ascoltato il testo del Salmo 3. Ora vediamo di entrarci un po' dentro. Anzitutto, quali sono i personaggi e chi sono? Sono il salmista che prega, i nemici che lo circondano e cercano di colpirlo in vari modi, infine il Signore che lo protegge. Chi è il salmista? Il salmista è un uomo in difficoltà, che ritroviamo poi in tanti altri salmi, e che ritroviamo anche spesso nella vita, nella nostra vita. I suoi avversari sono numerosi, lo maltrattano, lo deridono, lo colpiscono nel fisico e nel morale. E molti di questi avversari dicono tra loro: neppure Dio lo salva. Un tono di scherno. E così cercano di togliere a questo povero anche l'ultima cosa che gli rimane, che è la più importante, la sua fiducia nel Signore. Infatti vediamo e sentiamo ironizzare sulla sua fede. Vedi, Dio non ti salva, Dio non si preoccupa di te. Che cosa ancora pretendi? La tua fiducia e la tua preghiera, vedi, non servono a nulla. Ma la sorpresa è che alla fine, nonostante queste provocazioni, gli avversari lo mettono in difficoltà, ma l'uomo rimane tranquillo. Dice: io mi corico e mi addormento. Mi risveglio perché il Signore mi sostiene. Qual è l'uomo più sereno di quello che alla sera può addormentarsi in tranquillità e al mattino si sveglia pieno di voglia di vivere? È un uomo che è colpito, che è deriso, messo in discussione anche nel profondo della sua fede. Tuttavia quest'uomo riesce a restare calmo, non perde il sonno, non perde ogni mattina la voglia di ricominciare a vivere. È normale domandarsi: ma dove trova questa serenità? La risposta è semplice. La trova in una certezza che nessuna difficoltà riesce a scalfire, e cioè che Dio comunque sta dalla sua parte. Ma tu, Signore, sei la mia difesa, la mia gloria. Tu mi sollevi il capo. Dio che solleva il capo dell'uomo ammalato e in difficoltà. È un'immagine molto bella, perché alzare il capo vuol dire aver vinto la paura, aver vinto lo scoraggiamento, la timidezza, aver vinto ogni forma di servilismo nei confronti di qualche potere avverso esterno. E questo è proprio il miracolo della fiducia in Dio e della preghiera che l'uomo rivolge a lui. Non più servi, non più rassegnati, ma liberi, a testa alta, di fronte a chiunque
ci provochi, ci contrasti. Tuttavia non si può nascondere che accanto a questa serenità di fondo, che sorprende, sopravvive nell'animo del salmista anche una certa apprensione, come si avverte da quell'invocazione molto pressante che a un certo punto gli sfugge, quasi all'improvviso, quasi senza che se ne accorga, quando dice: sorgi, Signore, salvami, mio Dio. Non c'è contraddizione con la serenità, perché il Salmo non fa altro che rispecchiare la realtà concreta della vita di ogni uomo, la realtà concreta in cui serenità e apprensione spesso convivono insieme, viaggiano insieme, tant'è che anche la più grande serenità non è mai senza un'ombra di inquietudine. Ma l'importante, e questo è il messaggio conclusivo del Salmo, è sempre saper trasformare anche questa inquietudine in preghiera, come appunto fa il nostro salmista. Pace.